Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Lorenzo Bucci ed oggi vi riporto con me dalle api a fare il giro delle celle reali. Essendo sabato, passati 6 giorni, bisogna fare il giro delle celle reali. Già preparato tutto, mi sono avvantaggiato che mi ero segnato nell'agenda dove ci scrivo tutto cosa devo portare. Quindi ho segnato che devo portare un telaio trappola, un melario e un altro telaio per aggiungere una setta che è forte e deve crescere. La faccio così. Ho già acceso l'affumiatore. Ora ci si prepara un po'. Si mette il coperchio qui sopra e poi almeno ci si appoggia il melario. L'affumiatore si chiude. Il problema, mi danno noia i capelli, ce l'ho un po' lunghi, me li devo tagliare. E apriamo la prima setta. Leggiamo cosa dice. Prima cassetta N5, Sicelle. Quindi bisogna stare attenti alle celle. Cerchiamo. Ora che è un po' molle e finché ho i guanti puliti, perché li ho presi nuovi, questi sono bucati e rotti gli altri. Apriamo. Mano, manteniamolo vivo. Tira un po' di vento, però. Si guardi melario, cosa c'è sopra? Le api ci sono, però penso sia proprio buono. Po' nulla. Si può chiudere, già che ci sono le api. Mi va bene, meglio di nulla. Guardiamo se siamo in sbilatuta. Quanto il melario lo senti del peso, sì. Se inizia ad esserci qualcosa dentro. Sembra una canna, eh. Si inizia da questo. Il primo telaio solitamente è di scorte. Infatti c'è le scorte e non importa nemmeno vederle così. Proprio verso giù, quando c'è il boom della covata. Dovrebbe essere le celle lì. Non li garbare, le api. Vanno lì a pungerla, poi ci lasciano tutti i pungiglioni. Ora stiamo attenti soprattutto a guardare se c'è le uova fresche, e ci sono. Ora non so se si vedono, ma sono qui le vedete, c'è proprio le uova fresche, vuol dire che c'è la regina. Ah, poi abbiamo comprato il pennellino e il colore per dipingere la regina. Non si vuole seguire perché quest'anno abbiamo scoperto che è il rosso. Le regine per il 2023, però noi si fa solo per essere più veloce, per semmai vederle, non per altro, perché poi vedrete quando aumentano davvero di popolazione, si fare ancora prima. Mi lascerò, appena trovo la regina, la tolgo il telaio dalla cassa e la metto in un portatelai che abbiamo costruito noi, che almeno lì ci si va a mettere il telaio della regina. E intanto c'è la cella reale, che così almeno sono sicuro che dentro la cassa non c'è la regina e posso sgrullare le api, praticamente fare così, scuoterle. E faccio molto prima perché cadono tutte le api dal telaio e mi rimane solamente il telaio vuoto. È velocissimo da vedere le celle reali, tipo questa qui è una cella reale. Vi faccio vedere questa cassetta, poi ci si rivedrà più avanti. Poi io non è che sono veloce, sono un po' anche troppo lento a vederle. Poi mentre fai video, immaginate. Qua un altro cielo reale. Bisogna stare attenti a lasciare i cieli reali perché sennò la vanno a chiudere, lo percolano e poi sciamano. Se sciamano poi per fare la produzione è difficile.
E questo è il metodo che secondo me, per tutti li ho provato, il migliore per non far sciamare le acque. Ora se vedo la pericina di sfuggita ve la faccio vedere, se no la prossima. Qua c'è le reali. Mi dispiace non faccio vedere a voi, però vabbè, adesso, se no non voglio rischiare di perdere la cella delle reali. Però poi vi toglio il cellereale, basta un cacciavite e lo schiaccio. Si prende l'ultimo telaio. Infatti sappiamo che la regina è in fondo di là, quindi non è un problema. Un po' di fumo per non schiacciarle qui ai bordi. E ora si riprende il melario e si richiude. Fatto. L'unica cosa rimasta da fare è prendere qua, segnare che oggi è 01 aprile N5. Sì, celle. Fatto questo, mi ricordo. Poi avrò pronto il TT da togliere, segnerò TT tolto. La trappola tolta. Che almeno mi dà, diciamo, la statistica di quante volte glielo tolgo all'anno in una stagione. Ora non vorrei imbrattare tutta la telecamera, quindi vai. Così è come guardo una cassetta. Poi ora ci si aggiorna tra un po' quando trovo delle assette un po' più particolari. Sono tipo questo. Questa cassetta qui c'ha un via vai molto strano. Uno, perché forse sarà per la apertura troppo stretta, quindi allarghiamola subito. Perché ce l'avevo ancora in inverno. So che potrebbe venire freddo, però è da apertura estiva con questo. Però non mi garba, Non vorrei ci fosse un saccheggio. Perché rotolano, girano in questo modo. Non lo so. Probabilmente per evitare un saccheggio. Poi si stanno lottando. Per evitare un saccheggio devi prendere l'erba bagnata, meglio se è bagnata meglio ancora. Però li devi coprire l'entrata, spero che vediate. Gli dovete coprire l'entrata, che almeno così fa sì che le api, quelle di un'altra cassa, non possono entrare o hanno difficoltà a entrare. Come vedete c'è un po' di casino qui davanti, penso sia proprio un saccheggio, perché essendo una cassa più debole le altre cassa più forti se ne approfittano. Come vedete, ora che gli ho coperto l'entrata trovano difficoltà a entrare e a uscire, quindi forse è sbagliato aprirgli il portichetto a estivo. Ora gli ci ributto un altro po' di erba, che almeno così non riescano facilmente. Servirebbe un po' d'acqua a bagnarla anche, però almeno si bagno le api e smettono più facilmente. Come vedete è molto più, vedete, sono tutte lì davanti. Vedete come si buttano. Un saccheggio o stanno aspettando per sciamare, uno dei due. Poi appena arriva quella cassa si vede cosa succederà. Guardate là. Ecco quello che vi spiegavo io, come per telaio trappola pronto, ancora questo non sarebbe pronto, però preferisco toglierlo perché è una cassetta molto forte, che almeno così già, poi questa covata è già, si vede che
è molto che tra un po' nasce. Anche se dovrei aspettare che tutte stessi io percolasse, che almeno prendo tutta la varroa se ci fosse. Però preferisco toglierlo perché è già pronto, anche di qua è quasi tutto percolato, di covata. E almeno gli do possibilità di ricostruire cera, di rifare cera alle api. Che almeno le lascio sempre qualcosa da fare, per lavorare. Essendo una setta bellissima, una setta stupenda questa. Infatti, secondo me ci sorprenderà per il melario. Perché sono proprio... Lo vedi, è un'ape molto, non so, bella, bella. Cioè, so cosa dire, mi piace. Prendo un taglierino, un trincetto, e vi faccio vedere come taglio questo. Preso, uso un coltellino, così. Ora cerco di... Almeno così spero mi vediate un po'. L'ho già scosse le api. Quindi giro così, lo tengo per due dita e si trincia via. Ci sta di trinciare qualche ape, però fa parte del gioco. Ora questo si prenderà e si... Qua c'è un po' di miele giù in fondo. Poi questo lo do alle galline io. Lo do alle galline che c'è tutte le larve, le garbe, la mangiano, se lo mangiano, se lo rimangiano. Ora questo l'appoggio sopra qua a quei telai al TT. E ora questo si riprende e si rinfila dentro. Già fatto, è come si fa a togliere il telaio trappola e la sua funzionalità. Guardiamo l'ultimo telaio, ma non ci dovrebbe essere problemi essendo tutto miele. La cassetta stupenda, si può già chiudere. Siamo arrivati alla cassetta, quella dove c'è rinato il saccheggio. Infatti qua nella mia agenda c'avevo scritto che era strana, che sentivo un odore strano quando l'ho aperta l'altra volta, quindi che non mi piaceva. L'odore è un odore come... ora c'è lo freddore, però è pungente, un odore pungente. Non mi piace mica a me. Guardiamo il centro qua da qui. Direbbe... Ce n'ha nulla di particolare. Forse è questo duro. Mi sembra che una setta forte. Altro miele, qui c'ho anche un diaframma, c'ho anche tante altre, lo potrei anche allargarla. Mi sa di mettere in melario? C'è un miele, secondo me è questo, per l'umidità, la cera non essendo, diciamo, trattata dalle api, l'umidità la fa mantenere così. Ora poi lo riaprirò, gli toglierò l'erba davanti e facciamo questo lavoro. Si potrebbe provare a togliergli l'erba per vedere cosa fanno. Che cosa succede? Se riparte con il saccheggio? No, vabbè, ora vediamo come si comportano. E ve lo aggiorno dopo. Poi, finito di guardarle. I problemi cosa ci sta? Ci siamo punti, solo che questo nucleo è molto, molto forte, infatti. C'era già una cella percolata, io prendo il gelato, nel senso, il metodo giusto sarebbe prendere il telaio con la regina, prendere e metterlo, farci un altro nucleo, un altro sciame e lasciare che quella cella si schiuda e loro rifanno la loro regina. Così c'è il rischio che possono sciamare ugualmente e rimangono senza regina. Però io a volte ho provato, non sono sciamato.
Vabbè, se un giorno sciameranno, si prenderanno e le rinfilo lì dentro. Quindi abbiamo fatto giro l'aviario. Alla fine gli ho messo anche in melaria alla 8, però lì che c'ho l'odore strano, perché uno mi faceva fatica a portarlo su e due era abbastanza forte per averlo. Ora prendo stasera quelli del telaio trappola, la porto alle galline, almeno si mangiano tutte le larve. Prima controllo se c'è un po' di varroa e nulla, si finisce di chiudere le cassette e poi si va verso Asa. Prima finita anche stavolta, quindi io vi richiedo di iscrivervi, lasciare like, condividere, commentare tutto quello che volete, guardare il link in descrizione, c'è tutto il social nel nostro sito. E qualunque cosa volete fare, mi fa piacere. E nulla, ci si becca con un prossimo video. Ciao a tutti. Difficile chiudere così perché ho il guanto sporco, quindi vi basta. Ciao.